un momento di scelta, di decisione, no? Queste elezioni sono l'opportunità di dire tornare, vogliamo tornare a credere, a difendere il progetto europeo perché ne abbiamo bisogno. E secondo me le elezioni dovrebbero essere un'opportunità per fare questo, ma è nelle nostre mani, non lo farà nessun altro se non lo facciamo noi. E dopo la seconda guerra mondiale, dopo il fascismo, il nazismo, si è fatta una riflessione molto necessaria, che da dire mai più alla guerra, alla violenza, mai più alla barbarie, difendiamo la vita, la pace, i diritti umani, la democrazia, e quindi abbiamo bisogno di questa Europa, un'Europa che però è in crisi, in una profonda crisi democratica per diverse ragioni, no? Alcune sono superiori all'Europa, un neoliberismo globale che ha fatto aumentare le diseguaglianze, ma anche una gestione dell'Europa molto tecnocratica, burocratica, che ha allontanato quell'idea originaria dell'Europa dai cittadini, e che hanno visto che sempre di più, no? Cioè l'Europa doveva essere uno strumento di garanzia di diritti e invece è stato uno spazio dove tante volte i poteri economici hanno avuto assoluta libertà, non così le persone. E quando ci sono state delle crisi importanti come adesso, no? C'è la crisi europea nei confini, che non è una crisi di immigrazione, ma è una crisi democratica dell'Europa, che quando ha avuto uno specchio alcune migliaia di persone che scappano dall'orrore, dalla guerra, hanno cercato rifugio in quell'Europa, no? In cui tutti noi crediamo e difendiamo, non hanno trovato quell'Europa, no? E tanti muoiono affogati nel mare Mediterraneo. La cosa grave è che dopo l'esperienza della seconda guerra mondiale, dal nazismo, del fascismo, ci sia il rischio di ripetere gli stessi errori. Questo è molto più grave, no? Perché lì c'era stata una riflessione, una scelta politica, e quindi in così poco tempo, no? Che quell'orrore di nuovo sia una possibilità, perché in effetti in Europa c'è una tendenza politica che cresce di disumanizzare l'altro, in questo caso il migrante, ma potrebbe essere un altro. Se oggi è immigrante, domani potrebbe essere i gay, le donne o qualsiasi altro, no? Perché la logica della disumanizzazione vuol dire questo, che oggi è uno, domani è un altro. E quello secondo me sì, è un errore non soltanto etico ma politico. L'immigrazione è un fatto umano che è esistito sempre e che diventa problema quando gli umani lo fanno diventare un problema, no? E però le persone non possono essere un problema, la vita non è un problema, no? E quindi l'Unione Europea ha una capacità totale di gestire questo in un altro modo completamente diverso. Non sono tante le persone che stanno arrivando, lo presentano come se fosse un'invasione, non è vero, sono tantissimi i paesi in altre parti del mondo che si prendono moltissimi milioni di migranti, qui stiamo parlando di poche migliaia di persone, quindi l'Europa ha tutta la capacità, non solo la capacità, io direi il bisogno, perché siamo un continente invecchiato che ha bisogno anche di forza di lavoro, quindi abbiamo bisogno dell'immigrazione, ma non soltanto sul piano economico, ma anche sul piano culturale, sul piano della diversità, no? Secondo me un progetto politico sia a livello di città, di Stato, di continente europeo, che abbia futuro, che sia forte, una democrazia forte, ha bisogno della diversità.